Ciao, buongiorno, oggi piove, è una di quelle giornate di merda per registrare, però che fai, dici di no? No, bisogna registrare, anche con la pioggia. Ragazzuoli, io qui ho chiuso un attimo gli occhi e improvvisamente siamo diventati 4.000, prima mi seguivano mia madre, mia cugina, mia nonna, no, mia nonna no perché non ha il telefono. E qualche amico. C'è stata questa esplosione incredibile. Io non so che dire, ragazzuoli. In questi giorni mi sono arrivati migliaia di messaggi e belle parole. Io sono abbastanza in imbarazzo per questo, perché non me l'aspettavo. E sono grazie per avermi dato fiducia, grazie ad Ale e Pratt per aver creduto in me. Guardate che, posso dire una cosa, non è scontato. C'è questa cosa che tra youtuber ci si aiuta, soprattutto se si è grossi. Io chiaramente non lo sono e quindi questa cosa ha un valore aggiunto. E quindi dai, sentite, allora facciamo una cosa. Scusami, non ti volevo non ti volevo malmenare. Oggi siamo in zona Terminello. Di nuovo siamo tornati, stavolta niente mercato centrale. Proviamo un po' di cucina coreana. E dai, allora, piccola parentesi, quando ho la possibilità, tendenzialmente li provo prima i posti, prima di poter girare un video, così so già dove andare, no? L'ho provato giorni fa con un gruppo di amichetti carinelli. Ci sono stati dei piatti che mi hanno convinto più di altri, però ho detto, questo posto coreano è intrigante, perché io la cucina coreana non l'ho mai provata e quindi ho detto andiamo. Siamo arrivati, guarda che carinello. Nico mi prende per il culo perché dico sempre carinello. E niente, è abbastanza grande in realtà internamente. Mo ci sediamo, diamo un'occhiatina al menù. Dai, state carini, accoglienza. Oggi niente guida, quindi birra obbligatoria. Menù digitale, chiaramente, in tempi di Covid, per forza. Oddio, pronunciare questi nomi sarà un po' complicato. Hanno un sacco di piatti piccanti, chiaramente, perché voglio dire, per forza di cose. Sì, se un altro breve, che lei parte qua. Sì, per le persone. Allora sì, mi metto qui. Magari cambiate. Ma va bene, sì, no problem, cambio di posizione per non creare problemi. Sì, lo so, la luce era meglio prima, però vabbè. Siamo pronti? Sì. L'ultima volta abbiamo preso pada, che ci era piaciuto un sacco il pollo, allora, giusto? Come si legge? Pada. Kind deppa. Kind doppa. Kind doppa. Ok. E la birra quella lì vostra? Cass. Ok. Quindi si legge Kane, non Gain. Giulia, mi raccomando. Perdonami, sono coreana. Però ho preso la birra coreana perché se non l'avessi presa sarebbero stati i cassi miei. Pollo fritto servito con salsa agrodolce e cipollotti freschi e radice di loto. Vieni a vedere un neonato. Grazie. Una cosa che mi ha conquistato di questo piatto quando l'ho provato la scorsa volta è la succosità del pollo. Qual è il problema di molti bolli? O mani, ti arriva sto intoppo qua che devi mandare giù 8 litri di birra e a me non mi pare manco il caso che io devo mandare giù 8 litri di birra e anche farne a meno della gas. Molto simile alla Peroni, credo che a gradazione alcolica siamo lì. Io non ci capisco niente di birre. 4,5 e la Peroni è tipo 4,7. Questo è il cipollotto, Dove c'è cipolla c'è Giulia, dove c'è Giulia c'è Shrek. È agrodolce, non è piccante. Ho scelto piatti non piccanti, raga, lo so, sono una delusione. Un giorno arriverò a sbloccare questa skill del piccante. Mi devo allenare però. Vorrei assaggiare anche la radice di fiore di loto. Penso sia fritta, non lo so, sembra... Sì, è fritta. Sembra tipo cotta in friggitrice ad aria, presente? Tipo una chips. Cioè mi ricorda le chips di platano, però non sa di platano. Mezzo chilo di pollo, porca miseria, questo lo lancio in testa a qualcuno, ammazza. Vieni qua, li prende. Ricordatelo, panda dal coreano, padak, necessario. Bossam, pancetta di maiale bollita e servita con kimchi. Sono dei cavoli cinesi in salamoia, piccantini, infatti tocca stare attenti perché io voglio arrivare ai 24 anni, sono ancora troppo giovane. Ti riservano queste foglie di insalata, tu devi avvolgere, adesso proviamo assieme, vediamo cosa riusciamo a tirar fuori. Fettina, pezzo di carotina che è volata. Fai finta che non sia successo. Questa mi ricorda vagamente la caponata di mia madre, ma non credo c'entri nulla con la caponata di mia madre. Picca.
infine pezzo di kimchi. Guarda che carinello. Il cetriolo, l'ho dimenticato. Che ti spegne la piccantezza. Super fresh questa cosa, eh? Sai che mi arriva principalmente il cetriolo perché mi spegne la piccantezza. E la carne mi piace da morire. È fermentata, si sente che c'ha una lavorazione particolare. Questi sono i fazzoletti da matrimonio, che io odio. Questa è la salsettina piccante. C'ha destabilo. L'odore è destabilo, magari buona, io sono sincera, eh. Non ti vedo È molto piccante. È molto piccante. Però è un piccante. Ma che c'è sta dentro? No, la devo chiedere perché è buona. Mi ricorda un ragù. No, non sa destabilo. Che è dolzite, faccio sapere. Pasta di pepe, pasta di polvere, poi frutta. Tutto qua. Ricorda, ricorda vagamente il ragù nostro italiano. Sì. Però piccante. È pomodori qualche concentrato. Sì, il concentrato di pomodoro. No, il pomodoro non li usiamo. No, non si usa proprio. Mi chiede il pomodoro. No. Non usate proprio. In Corea non si usa proprio, in Corea del Sud. Cibo coreano, no. Italiano il pomodoro è. Sì, noi il pomodoro, sì. Questa è fatta da voi. Sì, è diversa. Qualcuno addirittura voleva comprarlo perché non è. Una scatola. Sono veramente troppo carini, troppo gentili e io mi emoziono ogni volta. Sì, lo ripeto all'infinito. Come poter dimenticare, Niccolò? Vai, fammi sapere. I sapori che si uniscono bene assieme, però la salsina piccante dà il tocco finale, cioè buona, assieme. Buona vera. Per testare un po' l'autenticità di un posto è direttamente proporzionale all'utenza. Vai in un ristorante coreano, ti aspetti di trovare coreani, vai in un ristorante cinese tradizionale, è bello perché vai lì e vedi che ci sono i cinesi. L'altra sera che sono venuta qua con i ragazzuoli era pieno di coreani. Questa è una garanzia. Sono arrivati questi contornini kimchi, quello che abbiamo visto prima. Il problema qual è? Che di questo non c'è scritto cosa sia, quindi si va tipo a naso. Ma questi sono germogli di soia, che mi piacciono sempre. Queste sono patate. Non sembrano, ma sono patate. Sono patate, sembrano patate. Sa di proprio di radici di patata cruda. Hai presente quando mangi la patata cruda e senti l'amido che rilascia? Chi è che mangia le patate crude? Non hai mai morso una patata cruda? Io sì, l'ho fatto. Dai, chi è che non è successo di mordere una patata cruda? Tutti quanti abbiamo morso una patata cruda. Voglio assaggiare questa cosa. L'odore non è molto invitante. Lascia perdere. Ci stanno altre cose buone. Questo no, magari no. Gnocchi di riso, ravioli di carne mista macinata in brodo caldo di manzo. Perché ho detto cambiamo carne, proviamo il manzo. Questo è il tipico piatto che ti prendi la sera nelle serate uggiose. Bello caldo, sti ravioli sono... Oddio, sai che mi ricorda? La zia di Harry Potter con i bottoni che va in cielo. Mi ricorda un po' lei vagamente, come se stesse per scoppiare. Si intravedono gli gnocchi di riso, che sono belli scivolosi. Molto... soft, quasi una carezza. Presi così da soli sono molto delicati, cioè non è che hanno sto gustone. Credo di dover amalgamare un po'. Famo un po' di caciana, guarda come esce tutto. Questo è l'ovettino strapazzatino. Ci sta la zucchinella, questa è la zucchina. Cotta poco poi, perché tra l'altro si cuoce credo nel brodo stesso. Si può fa? Dai, si può fa. Sto manzo è cotto alla perfezione. È grasso il giusto? A tal punto che si riesca a sciogliere in bocca, letteralmente. Buono. Questi sono tipo ravioli di carne mista, macinata, verdure, vedo un po' di tutto. Guarda, ma questi sono spaghetti di soia. Sì, guarda. Il vermicello. Sono proprio loro. Lo sai che me ne aspettavo più intenso a livello di gusto? Questo se non sei una di quelle persone che adora i sapori intensi, secondo me può fare al caso tuo. Soprattutto se ami le verdure. Tra l'altro hanno anche piatti vegetariani che non ho preso perché ho detto voglio andare sulla carne perché mi piace la ciccia. Però buono per gli amici vegetariani. Io direi di assaggiare anche il brodino. Guardate se mi devo ustionare. Non è quel delicato tipo che te fai fare il brodino di verdure da tua madre perché c'hai la febbre, c'hai un po' di dissenteria. È una coccola, è tipo tua madre che ti dice amore mio fammi sentire quanto c'hai di febbre e ti poggia la guancia sulla fronte. È tipo tua nonna che ti dice amore che ti faccio oggi a pranzo, le vuoi un po' di pasta al forno, la vuoi un po' di lasagna? E tu gli dici nonna ma tu mi conosci proprio bene, sei proprio mia nonna. Ma questa è una novità, eh? Non l'avevo preso l'altra volta. Ogni volta che si viene in questi posti la cosa interessante è che provi cose, sperimenti, c'hai la cosa che ti piace un po' di più, la cosa che fai
Oh, se fai... Allora, questo è il riso con pancetta di maiale. Prima bollita e poi fritta. Questa cosa è infame. Prima bollita e quindi dà quel tocco di... Ah, ma là è una cosa leggera. E poi fritta. Stop. Questo qui è il pak choi. Ricorda vagamente la verza. Mi piace un sacco perché si trova nei market, quelli tipo un po' orientali. È sta verdurina carinella che tu ce la schiaffi nel brodo e dà sapore. È tipo la bieta, però è un po' più sostanziosa della bieta. E tuorlo semicrudo, che non è proprio semicrudo sto tuorlo, è un po' troppo cotto. Tuorlo semicrudo è una cosa, uovo sodo è un'altra. Famo sempre così. Sotto, ah, sotto ci sta il riso, eh. Ci stava dicendo la signora, carinissima, che va molto questa cosa del prendere il riso in bianco e buttarci dentro cose, mischiare. Prendiamo un pezzo di uovo sodo, chiamiamo le cose per quello che sono. L'altra volta era cotto meglio l'uovo, sì, era un po' più crudo. Stavolta gli è sfuggita un po' la cottura. Un paio di minuti in meno, zia, prossima. Giulia, perché l'hai ripreso? Perché mi era piaciuto, che dici? Se no non l'avrei ripreso. No, questo è buonissimo, è cremoso. In questo momento sono un po' uno scoiattolo. La cosa che mi piace di sto posto, i prezzi sono... non è super economico, però le porzioni sono belle abbondanti, cioè ci mangi in parecchie persone. Sta carne, rispetto a quella di prima, c'era scritto che era anche fritta successivamente. Allora, il discorso qual è? O sono io che non sento il fatto che sia fritta, o è fritta in maniera talmente tanto leggera da non sembrarlo. È uno dei piatti più completi. Se vieni qui magari prendi come antipasto, dividitele le cose. Questo qua dove prendi da solo da botta parecchio. Se becchiamo fuori, famo i resoconti finali. Vediamo quanto abbiamo speso e dai, eh. Sì, 37,50 euro a testa. Probabilmente abbiamo preso un primo di troppo, ma questo era più che altro per provare. Ci sta che uno si mette a provare un po' più di roba, eh. Perché siamo arrivati alla fine che non ce l'abbiamo fatta. Guarda che abbiamo fatto. Ce lo siamo portato via, perché era letteralmente troppo cibo. Però è stato gradito. YouTube è un po' la scusa per dire: premi questo cazzo di acceleratore, Giulia, vai, prova queste cucine, includi le persone in queste esperienze. La seconda volta è andata meglio della prima. La prima volta avevamo preso qualche piatto che non ci aveva convinto appieno. Vi metto qui in sottofondo alcune cose, tra cui dei piatti piccanti. Ho chiesto al proprietario, mi hanno detto che stanno qui da 15 anni, sì. Cioè, poco più della mia età. Io ho 16 anni. Aspetta, qua c'è proprio concerto, eh? Concerto di persone ferite. E spero che questa esperienza vi abbia fatto piacere. E loro sono stati molto gentili e molto carini, cosa sempre importante. Io lo sottolineo ogni volta, ma raga, non è scontato, eh. Un sacco di volte vai nei posti e manco ti guardano in faccia. Oh, devo riandare a prendere la metro, nì. Perché il discorso qual è? Sarei voluta venire con la Dacia Sandero. E invece no. A Termini, io con la Dacia Sandero non ci vengo neanche se mi paghi il gas o la benzina, che in questo periodo è anche molto alta. Ci vediamo in futuro. Vado perché devo andare. Mi sono arrivate alcune persone e mi dicono che sono troppo coatta. Te so, io sono di Roma, parlo romano. Se devo andare a un colloquio di lavoro, parlerò in maniera suave e con un lessico adatto e sicuramente senza un accento. Però la cosa bella di YouTube è che il canale è il mio e indovina un po', posso fare come cazzo mi pare.